Oggi festeggiamo San Rocco, no? San Rocco non ha fatto altro che vivere pienamente questa pagina del Vangelo che abbiamo appena ascoltato. San Rocco ha donato la sua vita per gli altri. San Rocco, la sua esistenza si è trasformata in un continuo riconoscere nei fratelli, come abbiamo ascoltato, nei fratelli bisognosi, il volto adorabile del Divin Maestro, di nostro Signore Gesù Cristo. È per questo che si è prodigato tanto, no? Ad assistere gli ammalati, ad assistere i poveri, i bisognosi. Amato Dio e il prossimo, ha consumato la sua vita per amore, amore di Dio. E Dio lo ha accolto nella gioia eterna del paradiso, da dove continua a rivolgere il suo sguardo sull'umanità sofferente, e a intercedere per noi presso il trono dell'Altissimo. Allora che cosa dobbiamo chiedere a San Rocco? Dobbiamo chiedere che ci insegni a servire, ad amare Dio presente nei fratelli bisognosi. Siano lodati Gesù e Maria.
nascesti con la croce in petto, togli da noi ogni difetto. Basta un cenno al divino cuore, prega per noi Dio nostro protettore. Fin dall'infanzia tu digiunasti, solo al tuo Dio tu ti donasti. Basta un tuo cenno al divin cuore, prega per noi nostro protettore, prega per noi, o nostro protettore. E l'alma colma d'amor divino, al mondo andasti qual pellegrino. Basta un tuo cenno al thank you.
Di San Rocco ci benedica il Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. San Rocco, prego. Buona festa ancora a tutti e viva San Rocco. Viva.